Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news. Caos Campidoglio, consiglieri verso dimissioni di massa, Marino indagato. Mafia Capitale, arrestata dirigente Eur SPA. Istat, disoccupazione in calo a settembre. Giornata decisiva per il sindaco di Roma, Ignazio Marino, che ieri ha ritirato le sue dimissioni. Il sindaco è indagato dalla Procura di Roma per il caso degli scontrini. Lui si difende. È un atto dovuto che serve per fare le indagini ed eventualmente arrivare anche a un'archiviazione, sottolinea, rivendicando di essere stato trasparente. Previste nel primo pomeriggio le dimissioni di massa dei 19 consiglieri del PD e degli altri 6 che si sono detti disponibili a firmare il passo indietro per raggiungere almeno il numero dei 25 necessari a determinare lo scioglimento del Consiglio Comunale. Nuova misura cautelare nell'inchiesta Mafia Capitale. Il GIP del Tribunale di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Clelia Logorelli, 50 anni, dirigente di Eur SPA, preposto al settore verde e responsabile parchi e giardini. Secondo l'accusa, la donna avrebbe ricevuto a più riprese somme di denaro in contanti pari a 2.500 euro mensili da Salvatore Buzzi. Cala ancora a settembre la disoccupazione, attestandosi all'11,8%, il livello più basso da gennaio 2013, lo comunica l'Istat. Nei 12 mesi ci sono 264.000 persone in meno in cerca di lavoro. La disoccupazione giovanile si attesta al 40,5%, con un calo di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. Almeno 22 persone sono morte nel naufragio di due barconi di profughi che stavano cercando di raggiungere le coste di isole greche nell'Egeo. Tra le vittime vi sono 13 bambini, 144 persone sono state tratte in salvo. Una tragedia che si aggiunge ai naufragi avvenuti ieri a largo di Lesbo e Samos, con bilancio ancora provvisorio di 17 morti, tra i quali 11 bambini. Mi vergogno per l'incapacità dell'Europa di affrontare questo dramma. L'Unione gioca allo scaricabarile, ha detto oggi il primo ministro greco Alexis Tsipras, intervenendo in Parlamento sulla crisi dei migranti. Nuova e molto probabilmente decisiva audizione al Tribunale Distrettuale di Cracovia per la richiesta di estradizione degli Stati Uniti nei confronti di Roman Polanski, perseguito dalla giustizia americana dal 1977, in seguito ad un'accusa di stupro ai danni di una tredicenne. Il regista premio Oscar per Il pianista è stato arrestato nel 2009 a Zurigo e messo agli arresti domiciliari prima di essere liberato l'anno successivo. Il processo sulla richiesta di estradizione da parte degli USA del regista 81enne ha preso il via in Polonia lo scorso febbraio. Possibili alluvioni tra domani e domenica in Calabria e Sicilia. Precipitazioni intense sono previste sulle coste ioniche, attesi 300-400 mm di acqua in 36-48 ore, pari al 40% della pioggia di un intero anno. Da lunedì il tempo migliorerà decisamente con ultimi piovaschi sul catanese. Sul resto d'Italia bel tempo soleggiato e anche mite di giorno, con l'estate di San Martino che conquisterà tutta la penisola per almeno 10-12 giorni.